dicevo sull'ordine dei lavori, per comunicare a lei e all'Aula che questa mattina i gruppi parlamentari della Lega di Camera e Senato si sono recati al Ministero dell'Economia e Finanze per sottolineare nuovamente quello che è la drammaticità di un problema come quello degli esodati, che ahimè non trova risposte in questo governo per problemi reali, problemi che attanagliano la vita di tante decine di migliaia di cittadini e che non trova nemmeno le risposte del sottosegretario Baretta ricevute questa mattina, una volontà, almeno non si intravede una volontà di porre fine a quella che è una vera e propria discriminazione nei confronti di alcune classi anagrafiche di lavoratori che hanno il torto forse di essere nati in quegli anni o di non avere sufficiente anagrafica, dati contribuzione anagrafica e quindi non avere la possibilità di accedere a quello che è un legittimo diritto, quella la pensione. Questo perché a fronte delle scelte sbagliate del governo fatte con la legge Fornero, il governo Letta prima e il governo Renzi poi non hanno saputo dare quelle risposte che invece i cittadini si attendono, che è una questione di giustizia sociale, se vogliamo, impone. Io credo che, e assieme a noi c'erano i rappresentanti dei sindacati, io credo che sia urgente che nella prossima legge di stabilità il governo individui queste risposte, perché ormai il tempo è scaduto. Abbiamo fatto anche un'occupazione della sala più importante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la cosiddetta sala azzurra, proprio per testimoniare come su questa questione non siamo disponibili a scherzare, non si può giocare sulla pelle dei lavoratori, soprattutto quelli in difficoltà. Ricordo, esodati sono persone che non hanno più il posto di lavoro, che non hanno un reddito, che non hanno la possibilità di essere nuovamente reimpiegate e che si trovano, diciamo così, gabbate da una scelta normativa incomprensibile. A parole si dice che queste risposte debbano arrivare e assolutamente sono doverose, nella pratica vediamo che poi non corrisponde un gesto concreto a livello normativo. Io credo che la Lega faccia bene a testimoniare questa attenzione verso i lavoratori, ma che tutti noi come parlamentari vicini a quelle che sono le esigenze dei cittadini si debba assolutamente lavorare per porre rimedio a questa situazione. Ci aspettiamo che il governo faccia qualcosa e per dare un senso a questa nostra protesta riteniamo che ci debba essere anche una presa di posizione da parte dell'Aula su una questione così importante, che sia un atto di indirizzo vincolante verso il governo, ma che questa protesta che è stata fatta al MEF abbia, se vogliamo, un ulteriore eco anche all'interno delle aule parlamentari, come è stato fatto poco fa alla Camera, perché riteniamo che più se ne parla e più il governo debba trovarsi nelle condizioni di sentirsi vincolato a dare delle risposte. Ed è per questo che con forza richiediamo al governo che nella legge di stabilità venga risolta la questione una volta per tutte degli esodati, perché è un problema creato da questa maggioranza, è un problema però che riguarda cittadini che votano tutti i partiti politici, cittadini che chiedono solamente a noi di dare delle risposte positive a quello che è un futuro di tranquillità e di serenità che tutti noi dobbiamo loro dopo una vita di lavoro. Grazie.